I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill e hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 70% e il 74% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmill UK LTD e Tikmill Euro LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Con me, come sempre, Tony, quindi Tony Cialupiani, è il quinto appuntamento del mese di settembre, il penultimo. Venerdì non ci sarà l'appuntamento con sé del venerdì perché Tony è impegnato con un evento, ma ci sarà lunedì 30 che chiuderemo appunto il mese di settembre, poi per ottobre vi faremo sapere. Allora, io mi sposto sulla piattaforma, vi dico già che ho fatto un po' di spesa questa mattina, che mi sono messo short sul DAX. E short sul petrolio e poi volevo impostare un buy sul gold. Vediamo anche un po' la settimana prima di coinvolgere Tony, che quali tipi di dati macroeconomici ci aspettano. Ho inserito quelli più importanti. Oggi non c'è l'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero sul lato tedesco. Tra 42 minuti, poi c'è domani l'info tedesco e alle 16 il rapporto sulla fiducia dei consumatori. Comunque, poi c'è un evento clou, se vogliamo così dire, visto che comunque i dati non sorprendono più di tanto dal lato americano, c'è il PIL appunto del trimestre. Ciao Tony, allora questa settimana dovrebbe essere un po' più tranquilla dal punto di vista, diciamo, degli eventi, visto che quella precedente è stata comunque caratterizzata dalla Fed e ancora quella di prima dalla BCE. Commentavamo prima di entrare in live questo recupero degli indici americani, quindi se vogliamo partire magari da un'analisi di questi indici per capire un po' come muoversi anche per questa settimana. Bene, buongiorno a tutti, buon inizio settimana e grazie sempre per l'ascolto che ci fate. Vedo che oggi siamo tanti e questo non può altro che farci piacere. Dunque, noi ci eravamo lasciati venerdì scorso su una situazione di mercato, lì, mi ricordo l'Italia, con l'indice che valeva 22.215. Perché Giuseppe mi sembra avesse shortato questo qui, o per quello che riguarda il mercato regolamentato, l'indice, il FIB primo, cioè il FIB che scade a dicembre, viaggiava intorno ai 22.090-095, e poi abbiamo avuto effettivamente, ecco, questa volta ci abbiamo preso un discreto rialzo, in particolare anche sul FIB che addirittura è quotato. È andato a finire sotto i 22.000 punti e in after hour verso le 8 quotava 20, 21.940, 21.950 e ovviamente per quello che riguarda l'indice è fermo perché l'indice alle 5.30 si ferma. E in più da segnalare un discreto rialzo sul mercato americano. Tant'è vero che ad esempio l'indice Nasdaq 100 ha perso l'1 e passa per cento e queste sono considerazioni importanti, do i dati definitivi, ecco il Nasdaq 100 ha perso l'1%, meno 0,6 Dow Jones e meno 0,5 lo Standard & Poor's. Questo è avvenuto solo per un motivo, di sicuro perché chi è attento e chi guarda le dinamiche secondo dopo secondo, e io in quel momento ero lì, capisce quando una decelerazione è avvenuta per causa di una notizia o di mercato, magari poteva essere anche un
un rialzo fisiologico, visto che i mercati americani sono vicino ai massimi. Perché vi spiego questo? Perché innanzitutto il mio scopo è dirvi quello che penso io e fare le mie lezioni, sono idee mie, non voglio andare in contrasto, però leggevo anche altri pseudo-analisti o analisti che parlavano di scadenze tecniche, parlavano di rialzo improvviso dovuto magari a motivi così che si inventavano, a motivi che si inventavano. No, no, a un certo punto c'è stata una notizia ufficiale diramata dalle maggiori agenzie mondiali come la Reuters, Bloomberg, che riportava dappertutto, che diceva che la delegazione cinese aveva cancellato un incontro con gli americani. Insomma, solito tema, non entro, non lo so neanche bene io, però c'era un fatto che questi dazi che ci ammorbano dal novembre del 2018, l'accordo con i dazi ormai è un anno, che una settimana sì, una settimana no, c'è l'accordo posticipato, non posticipato, rotto del tutto, ripristinato, eccetera, era rimasto che si dovevano incontrare e questo, e i cinesi stavolta hanno annullato l'incontro. Per cui vi spiego qual è il trucco: quando chiaramente si può riscontrare anche graficamente, viene diramata una notizia, c'è cioè l'orario e si vede un rialzo proprio in quell'imminenza importante degli indici. Non state a sentire chi parla per dare aria alla bocca, oppure perché insomma non, magari gli piace più scrivere e fare l'analista, ma non è sul pezzo, che parla e si inventa i motivi. Evidentemente a volte i motivi possono essere anche di ordine tecnico e possono essere anche prese di beneficio improvvise, per carità di Dio, ma molto spesso quando c'è un drawdown importante, questo ci tenevo a dirlo, è dovuto a una notizia. Basta andare sul grafico e vedete, se qualcuno di voi, poi chi segue la registrata, basta vedere la candela delle 19:20 ore italiane sul Nasdaq, ed è evidente che un Nasdaq che viaggiava oltre i 7.000, Nasdaq 100, quello più reattivo, ma sullo Standard & Poor's 500 è la stessa cosa, viaggiava addirittura a 7.890. Nella stessa candela a 5 minuti è arrivata a 7.810. Quindi ipotizzare 80 punti di prese di beneficio perché e ti spiegano dei motivi, che io mi metto a sorridere, e spiegano anche i motivi e ti metti a sorridere, quando in concomitanza c'è una notizia Reuters ufficiale di un abbandono di un appuntamento da parte dei cinesi, vuol dire mettere la testa come sott'acqua, come lo struzzo, e continuare a dire tutto va dove deve andare. Dal punto di vista tecnico contano solo i grafici, perché il mercato e le notizie non contano nulla. No, questo purtroppo proprio è gente magari particolarmente giovane o non esperta, ma è evidente che possono anche avere ragione alcune volte, ma quando c'è un drawdown di un 1% di un titolo, di un indice così importante come il Nasdaq 100, ripeto, andate a vedere la candela alle 19:20, andate a vedere l'orario della notizia diramata dalle agenzie, è evidente che c'è un 1% del secondo indice più importante al mondo, forse il primo, il Nasdaq 100, perché se la batte con lo Standard & Poor's, evidentemente c'è una notizia di questo ordine. Ovviamente quando crolla l'America, in automatico si riflette tutto anche su tutti gli indici del mondo, per cui il DAX era sceso parecchio e anche l'indice italiano, insomma, che aveva, noi sappiamo essere quotato fino alle 20:30, era sceso parecchio perché era andato 70-80 punti sotto il riferimento. Riferimento del FIB 19-22-022, noi sappiamo l'indice aver chiuso a 22.123 e l'indice veniva quotato poco sopra 21.9, per cui aveva assorbito il drawdown. E questo è una cosa, ragazzi, impariamolo, impariamolo che le notizie spesso possono anche essere nel giro di qualche ora neutralizzate dal mercato, e qui posso concordare, ma sono spesso market mover di movimenti importanti che in una candela di 5 minuti, a 5 minuti vengono rappresentate
con un candelozzo importante, rosso o blu, di volume e di ampiezza tripla, quadrupla, quintupla dei precedenti. E questo, quando c'è questa situazione, è evidente che il market mover è una notizia. Impariamolo, altrimenti rischiate, e così capite di leggere delle stupidaggini di gente che scrive, ma che non opera oppure è particolarmente distratta. Fatto questo sfogo, perché le ho lette di tutti i colori, che sa dove le streghe, le prese di benefici, il 62% di Fibonacci, insomma, ho letto un sacco di motivazioni quando semplicemente sui dazi si è arrivata a un controaccordo. E Detto io ho questo, mostrato proprio la candela che dicevi tu con la news sul Nasdaq, fatto vedere sia sull'H1 che poi sul 5 minuti segnalata la qui. sto guardando, ecco, esatto, l'hai prima fatta vedere, vai su quei 5 minuti, è tremenda, sono 8, vedi, 7, 8, 90, adesso ti sto guardando anch'io quello che stai facendo vedere, è evidente che quando nei 5 minuti, io metto la 5 minuti o la 3 minuti, hai un rossone del genere che ti fa perdere un 1% e poi vai a vedere anche la sera dopo, Dazi ha revocato l'incontro con i cinesi. È inutile, perfetta, è inutile, perfetto questo grafico che stai mostrando. È inutile andare a cercare motivazioni particolari. Poi nel giro di 2 o 3 giorni tutto vada dove deve andare, è anche possibile, perché poi il mercato a volte ha delle reazioni, come abbiamo visto spesso, indipendenti anche da notizie, e qui concordo, è il bello del mercato. Oggi, per chiudere, visto che vogliamo iniziare, cosa è successo? Non lo so, non lo so. Vedo gli indici che hanno integralmente recuperato, ad esempio il Nasdaq 100, rivale 7,8,76 in questo momento nel suo future, scadenza dicembre, e conseguentemente anche l'indice quotato da TickMill ha recuperato praticamente quel periodo lì di cui abbiamo parlato. Vediamo che il DAX invece è un pochettino più pesante, perché probabilmente riflette anche meno questo recupero americano. Comunque vale sui 12.413 la scadenza dicembre, e evidentemente questo sciacquone che c'è stato venerdì è stato recuperato dai future. Andare a cercare la causa, sicuramente ci sarà un motivo, però fatto sta che stamattina, stanotte hanno aperto immediatamente in maniera brillante gli indici, quindi è probabile che il mercato questa volta in maniera automatica abbia snobbato quel tipo di notizia, che magari dice: ma che ci frega, sti cinesi un giorno sì, un giorno no, fanno ste robe dei dazi che poi le cambiano, le contro ricambiano. C'è l'occasione di prendere a sconto un indice che quotava sui 7.900, e noi ce lo riprendiamo, perché questo è destinato ad andare sui massimi e questo può succedere tranquillamente. E quindi ecco perché anche l'analisi tecnica o il sentiment o altri parametri effettivamente valgono, perché in questo caso il recupero non appare giustificato da una contronotizia, semplicemente abbiamo snobbato quello che emotivamente era stato preso in considerazione. Adesso manca un minuto e probabilmente ho fatto tutto questo cappello di introduzione per capire, visto che c'è stato un colpo al cerchio e un colpo alla botte, noi ci aspettiamo che stamattina almeno l'indice italiano che sta aprendo adesso apra sostanzialmente vicino alla parità, perché se è vero che doveva aprire in calo causa per la notizia dei dazi che abbiamo detto prima, è anche vero che questo recupero ha di fatto è annullato il tutto, per cui abbiamo un indice che venerdì è un CFD, l'avevamo lasciato sui 22.120. È facile aspettarsi circa 22.120 di indice FTSE MIB o 22.000 circa di FIB derivato regolamentato mercato lì dicembre. Questo è quanto. Si riflette giustamente anche, aveva accennato qualcosa Giuseppe, il tutto nel DAX. Il DAX lo vediamo leggermente in calo, per cui questo è un dato che potrebbe un po' influenzare l'Italia. Comunque adesso vediamo questa partenza dell'Italia. Dimmi, dimmi. Apre, quindi vediamo se
c'è poi qualche ecco aperto sostanzialmente su TickMill, vedete a 22.055, quindi più o meno in linea con l'apertura, con la Sì, chiusura di. qualche frazione in meno, così spieghiamo qualche trucchetto. Io il trucchetto che utilizzo almeno nei primi 3 minuti di contrattazione, ma proprio i primi tre, cerchiamo, ecco, io sono attento a dare anche il timing che non si dica, può essere anche per capire l'orientamento, guardare cosa fa l'indice DAX. L'indice DAX, nel suo future, già quotato anche dai CFD, ha la caratteristica che sostanzialmente già la mattina, adesso apre all'una di notte, comunque gli europei cominciano a operarci già un po' prima delle 8, diciamo, un po' prima delle 8 del mattino. Per cui arriviamo alle 9, ora dell'apertura italiana, che questo indice è già negoziato. Ricordiamoci che il sottostante tedesco invece apre alle 9 come l'Italia. Essendo quotato un indice dell'importanza del tedesco già dalle 8, diciamo, una volta era apriva alle 8, adesso è vero che è quotato la notte, ma gli operatori asiatici, tra l'altro gli operatori europei, non possono operarci sul regolamentato se non attraverso, ad esempio, Interactive Broker o SIM americane, ma no, gli europei non concedono ancora la possibilità, per motivi anche di risparmio di costi, perché non hanno strutturato il desk per operare prima delle 8 del mattino sul DAX tedesco. Ecco, noi approfittiamo di guardare il DAX tedesco che ha un riferimento, un settlement, coerente al settlement italiano, perché noi sappiamo che il cash europeo, in particolare Italia e Germania, chiudono entrambi alle 17:30. Quindi il settlement tedesco, che è del future o del CFD, è vero che scorre fino alle 22, ma è anche vero che il settlement, cioè la classificazione ufficiale della chiusura del future, avviene contestualmente alla chiusura del cash alle 5:30. Quindi si può guardare già che la variazione del settlement tedesco può aiutarti a capire la tendenza dell'Italia. In questo caso, siamo sinceri, vedo che il future DAX perde lo 0,35, quindi ci sarà qualche elemento tedesco peggiore, mentre l'Italia è sostanzialmente in pareggio, sì, perde lo 0,16. Vediamo che l'Italia sta leggermente sovraperformando o perdendo molto meno del tedesco. Allora, inizialmente per i primi 3-4 minuti c'è una certa voglia da parte del FIB italiano di dirigersi verso la negatività del tedesco in questo caso. Poi dopo, passati i primi minuti di negoziazione, l'Italia, specialmente quest'anno, è un indice con la sua personalità, chi lo segue lo sappiamo tutti, e può addirittura andare sul verde e con i tedeschi rossi o andare a raggiungere i tedeschi rossi e sprofondare maggiormente. Ma perché avviene questo? Perché l'Italia, malgrado le banche abbiano perso molti punti percentuali, è un listino rispetto alla Germania sicuramente più bancocentrico. Ricordiamo che in Germania, credo che non, adesso non vorrei sbagliare, ma non ci sia più una banca, oppure c'era Deutsche Bank che credo che sia uscita fuori dal DAX 30, cioè tra i 30 titoli, per cui le banche in Germania non influenzano l'indice, mentre in Italia abbiamo solo Intesa, San Paolo, UBI, BPM, insomma, ci sono banche e assicurazioni che hanno ancora una natura abbastanza importante nel nostro listino, e quindi magari le banche che vanno bene o le banche che vanno male fanno molta differenza nel rapporto che esiste tra la Germania, DAX e il FIB. Quindi, e questo è un altro trucchetto che possiamo imparare. Cosa guardare? Io guardo anche i sottostanti, per cui mi guardo l'UniCredit. Vedo che perde 1,038 rispetto a venerdì, l'Intesa San Paolo
al momento è in pareggio. Poi io c'ho, anche se è uscita fuori, sempre il Monte dei Paschi, perché il Monte dei Paschi, anche se non è il FTSE MIB, riflette molto, in maniera, essendo molto ma molto più volatile, quello che vogliono fare le banche, cioè in maniera più esplosiva, sia nel senso negativo sia nel senso positivo, perché Monte dei Paschi è una banca che una volta, fino a 2 anni fa, era la terza banca d'Italia. In ogni caso, riassume tutti i problemi che può avere una banca italiana, nel senso che è molto controllata dalla BCE, deve avere un certo coefficiente di solidità patrimoniali, e in situazioni in cui magari i BTP si rafforzano, lei si esalta. Infatti era un titolo che era andato addirittura a 1 euro e adesso è 1,60, per cui ha recuperato un 60% dei minimi, ma in situazioni magari di peggioramento di questo tipo di condizioni, in Monte dei Paschi magari ti perdi un 10%, per cui è un anticipatore anche in qualche modo di quello che possono fare le banche, perché è più sensibile alle variazioni di parametri come BTP o come dichiarazioni di Draghi in ambito europeo, come sono andate le TLTRO, insomma. Può essere, se c'è un qualche cosa di verdone o di rosso sul Monte dei Paschi, può essere un campanello d'allarme. In questo caso il Monte Paschi non è che è molto volatile, perde l'1%, per cui vediamo che le banche sostanzialmente non impattano né negativamente né positivamente sul listino italiano. E io, Tony, ho fatto vedere un po' il paniere del DAX come è composto. Per vederlo c'è l'ottimo sito di investing.com dove, mettendo il DAX poi in componenti, andate a vedere com'è costruito quell'indice, quindi anche sul FTSE, se metto FTSE MIB. Mi controlli che se c'è il Deutsche Bank, credo fosse uscita, adesso a memoria l'hanno fatto uscire perché non capitalizzava nelle prime 30, però non vorrei. Una volta c'erano solo due banche Adesso lo in Italia. vediamo Era la proprio. Commerzbank e la Deutsche Bank. Ah, ma ce ne sono 30, fai presto a vedere, insomma. Componenti. Ok. Eccoli lì. Adesso io le vedo piccoline. Allora c'è Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Post, poi no, altre banche. Guarda Commerzbank, no, c'erano solo queste due. Commerz. Ecco, adesso mi sono messo gli occhiali. No, allora è rimasta solo Deutsche Bank, è rimasta do solo Deutsche Bank, che ormai conta pochissimo, per cui torna buono quel discorso. Insomma, Deutsche Bank influenza, ma molto molto meno a livello percentuale rispetto ai colossi, come vedete, c'è l'Allianz, c'è la BMW, c'è la Mercedes Daimler, c'è Gruppo Audi, c'è la Bayer, insomma, dei colossi tali che Che è ben l'Italia. diversificato rispetto un po' all'Italia. Io poi, tra l'altro, ho messo anche due grafici a 5 minuti. Non so se vi piacciono più le candele o le barre. Io utilizzo le barre, no? Vedo che forse le candele sono un po' più. Vediamo. Ho messo un grafico a 5 minuti del DAX e un grafico a 5 minuti del FTSE MIB. Sì, dopo in realtà, dopo la discesa, breve discesa del DAX, adesso comunque ha fatto uno spike di qualche punto in su, però si sta muovendo poco rispetto anche lunedì, non inizio settimana. Vediamo un po'. Io comunque, vedete, l'ho short, non so Tony come vedi lo short sul DAX, io l'ho dato una prima size a 12.430 circa, 12.428. E sull'Italy, sul Fuzzi oggi no, non mi vado a mettere perché comunque non è una doppia esposizione, li vedo abbastanza correlati tra loro, quindi diciamo ho puntato sullo short sul DAX, potevo farlo anche sul Nasdaq, però il DAX diciamo un po' più liquido di prima mattina. Io, per quello che mi riguarda, per essere precisi, non è che ho modificato la mia impostazione, come ho detto
venerdì scorso, ce l'ha registrata, sono short a listino 2200 di indice, per cui 2200 a livello CFD, perché anche i future regolamentati sono andati in rollover, per cui quello di settembre, che replicava di fatto, era identico al CFD, replicava di fatto il valore dell'indice, perché quando i future vanno in scadenza, tendenzialmente negli ultimi giorni coincidono con il valore dell'indice, quello di dicembre invece conta lo stacco di alcune cedole. A memoria ci dovrebbe essere anche la seconda cedola di ENI, che noi sappiamo ENI stacca 82-83 centesimi e ne dà 41,5 a maggio, e 41,5 o 41, adesso al centesimo non mi ricordo, 41,41 centesimi li dà a ottobre, e quindi pesando molto l'indice ENI sul listino, essendo 40 centesimi un valore di circa quasi il 3%, del 3%, ecco che ha un'influenza importante questo stacco, tant'è vero che l'indice che scade a dicembre, quotato dal future regolamentato, così facciamo anche un po' di didattica, assume un valore di 140 punti circa, meno, oggi meno, si vede che ci sono già degli stacchi, si vede che ci sono già degli stacchi, assume un valore inferiore all'indice, perché siccome scade a dicembre, già si tengono conto di questi stacchi che verranno poi a penalizzare l'andamento dell'indice, perché ricordiamo che in Italia, contrariamente a quello che avviene ad esempio in Germania, lo stacco del dividendo viene a depauperare l'indice, perché è una parte di capitale sociale che viene contenuto dal punto di vista del bilancio negli utili che fanno parte del capitale sociale, quindi dare dei dividendi significa alienare una parte di capitale sociale, depauperare di fatto la società che è quotata. E infatti, dopo lo stacco, generalmente le società quotano qualcosina in meno che è appunto il dividendo dato. Solo che il dividendo, poi, attenzione, che viene dato e lordo, viene staccato lordo, ma poi ve lo danno netto, perché come al solito lo Stato ci becca un bel 26%, per cui fatto 100 noi becchiamo solo 74, mentre lo stacco prevede la diminuzione di 100 dal punto di vista del nostro indice. Per cui un altro insegnamento: quando c'è la gente soddisfatta che dice io aspetto lo stacco, mi prendo il dividendo, dice un qualche cosa di non corretto, perché molte volte il dividendo viene recuperato dal titolo, se il titolo informa, il titolo piace al mercato e fa anche bene, ma molte volte invece il titolo perde esattamente quello staccato e quindi fa il guadagno di niente, perché se io ho un titolo che vale, non so, Banca Intesa vale 2,30, stacca una cedola di 20 centesimi e me la ritrovo poi lunedì a 2,10, ecco che io ci ho rimesso solo il 24% di tasse che vengo a pagare. Allora, però voglio andare nel concreto, perché poi mi piace. Allora, per quello che mi riguarda, stavo dicendo, io adesso sto in guadagno, perché l'indice è sceso a 22,059 perché è stato depauperato dalle cedole, il FIB primo è 21,985 e quindi sono in piccolo guadagno. Mantengo il mio short perché ho una visione abbastanza short, anche come ho spiegato venerdì scorso, qualcuno che non ha visto la puntata, tendo a tenere uno o due contratti pesanti, fiboni, short fissi, e con un altro, che può essere il secondo o il terzo, faccio anche scalping, per cui gioco sul movimento nella speranza di ottimizzare il mio prezzo di short, per cui magari sono short con un contratto a 2200, magari mi va per un attimo a 2260, allora vendo il secondo, ma appena questo qui da 160 mi scende a 2200 lo chiudo, e così nessuno mi nega, io faccio quello che mi pare ovviamente,
che anche adesso, che in questo momento il CFD vale 22,50 e il contratto regolamentato vale 22,980, nessuno mi obbliga, ma posso naturalmente shortare perché mantengo la mia view negativa sull'indice. Per cui, come l'altra volta ho fatto outing e ho detto, ragazzi, avevo detto lunedì che a 2200 ci potevamo scoprire, ma io ho mantenuto la posizione, in questo momento sto perdendo perché eravamo a 22,2 Giuseppe. Ecco, diciamo che dopo venerdì, dopo quell'ora, il mercato italiano è sceso parecchio, ha chiuso male e in questo momento è negativo, per cui la mia posizione che era in sofferenza in questo momento sta andando in guadagnucchio, niente di eccezionale, guadagnucchio. Mantengo la posizione perché è come da chi se, mi segue anche nelle bacheche, ho messo dei filmati, metto dei filmati nelle varie interviste, ho una view abbastanza decisa, negativa sull'Italia, non che sprofondi, non mi sentirete mai dire qui crolla tutto, queste cose qui non conviene neanche mai dirle perché uno poi ci rimette la faccia, non succede mai, insomma, perché ci sono le banche centrali sempre pronte in qualche maniera a recuperare, però secondo me è possibile vedere uno storno italiano anche nell'ordine di un paio di punti percentuali, due, due e mezzo, per cui ipotizzare un 21,5, così facciamo anche dei numeri, Giuseppe, un 21,5 di FIB dicembre, un 21,570, ecco, così facciamo i numeri, un 21,6 di indice, facciamo 21,6 di indice, così ci mettiamo con i numeri. Quanto hai te esattamente di FIB adesso, Giuseppe? Allora, adesso è 21.981 in bit. Perfetto, allora tu hai l'indice, hai esattamente l'indice, per cui mi trovo benissimo. 12.407 che sta. Innanzitutto complimenti a Giuseppe che mi ha chiamato in diretta con me lo short di DAX, bravo. Ecco, ipotizzare, così facciamo dei numeri, 21,6 di indice per la prossima settimana che ci sentiremo, non è un target, è un target abbastanza ambizioso, visto che la volatilità è abbastanza modesta, però è un target ipotizzabile. Per cui io torno e ribadisco la mia view negativa sul indice italiano e vi dico: c'ho 2 minuti per parlare di seguito? Sì, ma Adesso? anche mezz'ora per me, io ti No, ascolterei. lo so, però magari se ci sono delle. Allora vi spiego i ragionamenti, che poi uscirà una newsletter, un mio articoletto. Però voi che siete qui, siete in tanti, fedeli, vi dico la mia argomentazione. Ci metto 2 minuti, siete tantissimi. Perché io mi sono andato a vedere, come ho detto da qualche altra parte, io sabato e la domenica non vado purtroppo né in discoteca né esco tanto e mi metto a fare delle riflessioni, perché questa è veramente la mia passione. Riflessioni su cui mi diverto e scrivo qualche cosina che poi magari me lo mettono, me lo pubblica Fontobel. Anzi, insomma, sono anche pagato per fare queste cose qui, per cui è qualcosa che mi gratifica, perché ero abituato a fare tutto gratis. Quando qualcuno mi dà qualcosa, è ovvio che mi impegno di più, e lo faccio più volentieri. E avevo fatto delle riflessioni, e così voglio spiegarvi bene perché voglio andare short sull'Italia. E se voi andate, le potete vedere tutte queste cose, sulle quotazioni di un anno fa, di un anno fa preciso, di Intesa San Paolo e Unicredit, scoprirete che Intesa San Paolo Unicredit in questo periodo, per cui penultima settimana di settembre, valeva oltre 2,45 San Paolo, ripeto, 2,45, non c'è la storia del dividendo, perché l'ha staccato a marzo, quindi un anno fa non c'è la storia da tenere conto del dividendo, cioè ex dividendo come adesso, 2,45, e Unicredit valeva oltre 14 euro, pensate un po', 2,45 e oltre 14 euro Unicredit. Allora, noi vediamo che Unicredit adesso vale 11, per cui da 14 a 11 c'è un 20, 28% di brusco calo, e Intesa San Paolo vale 2,15, e tra 2,45 e 2,15, non so se stai facendo vedere.
Sto cercando di recuperare il grafico Vabbè, per. comunque tanto rimane tutto scritto, i ragazzi sono bravissimi se lo trovano loro. Comunque, oppure fidatevi di quello che vi dico, tanto sono ricerche che ho fatto. Per cui 2,45 abbondante di Unicredit e di Intesa Sanpaolo e 14 e passa di Unicredit. Ragazzi, guardate adesso le quotazioni e vedete che c'è l'Unicredit 3 euro in meno, che è tanta roba, e addirittura la Sanpaolo 30 centesimi in meno, ma su un titolo che vale 2 euro 30 centesimi è un 15, un 14%, facciamo un 13%. Se andate a vedere a fine settembre, diciamo qualche giorno dopo, quello che era lo spread italiano, perché eravamo in piena conflittualità, tra qualche giorno si entrava in piena conflittualità con la Commissione europea, con Salvini e Di Maio che gli dicevano di tutti i colori con Moscovici e con Juncker, lo spread comunque fatto sta, era fisso. Non proprio in questo periodo, qualche giorno dopo, sopra i 300 con picchi oltre 3,20, 3,20, 3,20, scusate se enfatizzo, e il BTP italiano, questo non lo ricordo perché fece un discreto colpo, rendeva, detta che ce l'ho segnato, il BTP italiano rendeva con picchi sui massimi il 3,6, 3,6, che vuol dire circa 116. Adesso il BTP vale 145, rende lo 0,80, 0,90. Lo spread da 3,20, quant'è? 140 oggi? Diciamo, adesso ve lo dico esatto, perché anch'io tutti i dati, essere aggiornato, non ce la faccio. Comunque, vista, adesso vi dico anche lo spread al secondo, lo spread è 141. 142, per cui lo spread da 320 a 142. Allora, io che sono un tecnico di queste cose, se mi avessero detto l'anno scorso che lo spread sarebbe crollato, da 320 a 140, e poi sappiamo che è andato a sotto i 130, e il rendimento del BTP fosse andato da 3,2 a 0,80, e noi sappiamo che è andato anche a 0,75, ovvero che il BTP fosse andato da 116, perché me lo ricordo che si comprava anche a 117, 116, 115, fino a 145, vuol dire 30 punti in più, 30 punti in più, su una roba che vale 115, vuol dire il 25% in più. Per cui spread che dimezza e passa, BTP che avrei ipotizzato una Banca Intesa che si trovava a 2,45, ma male che vada 3,5. Un Unicredit che si trovava a 14, ma male che vada 18. Ma male che vada, ve lo assicuro, perché di fronte a queste cose favolose che ha fatto il nostro BTP e lo spread, era ipotizzabile proprio un avaro. Ipotizzavo un incremento su quei prezzi dei bancari italiani di un 20-30%. Ebbene, guardate le quotazioni che è adesso, e quindi questo, e qui ci metto, io vi do come ragiono io, però questa è una perla, questo è un regalo, questa lezione qui, scusate, sempre immodesto, però per arrivare a queste conclusioni devi lavorarci su queste robe qui almeno 30 anni, è quella che io chiamo dissonanza. Ovvero quando il mercato non suona in accordo con quello che sono i parametri tradizionali di allibraggio. Quindi vuol dire che il mercato, cose che io non le potevo sapere prima, ha rifiutato strategicamente l'acquisto dei bancari italiani, ma posso aggiungere dei bancari di tutta Europa, malgrado ci siano state cose clamorose nei parametri più o negli strumenti oggettivamente che erano correlati in miglior maniera alle banche, cioè BTP e spread. E noi, grazie a questo, possiamo assumere in maniera oggettiva che i bancari sono stati snobbati dalla speculazione professionale e dagli ingressi in portafoglio in quest'anno. Questo è un dato oggettivo. Che poi qualcuno mi dice, proprio per il fatto che siano snobbati, non valgono niente e c'è una grande possibilità di upside, posso concordare, attenzione, perché mago
Io lo dico per scherzo, oppure mi chiamano mago, io ne so come voi a livello di previsione, però il mio ragionamento è che abbiano snobbato i bancari. Quindi, se in una situazione favorevole, come è stata questa di questo mese di agosto, dallo scoppio della crisi, dal 9 agosto fino a oggi, abbiamo avuto questa trasformazione radicale. Dello spread che da 200 passa è sceso fino a sotto 130 e il BTP che rendeva l'1,5 abbondante si è dimezzato nei rendimenti. È vero che le banche sono cresciute, però sempre col freno a mano. Questo è quello che io chiamo anche in questo caso dissonanza strategica. E quindi in una situazione più sfortunata, perché non sempre tutte le ciambelle le nascono col buco, è possibile ipotizzare un ritracciamento non importantissimo, ma sufficientemente importante per le banche, in grado di portare l'indice di un 2-3% sotto. Questo è il mio ragionamento, che spero sia apprezzato, perché vi assicuro che per me è importantissimo. Giuseppe. Grandissimo Tony, vi ricordo che questo è registrato, questo intervento, quindi poi potete riascoltare l'intervento e capire anche in modo, magari anche andando a confrontare con i grafici. Io ho provato in tempo reale a seguirti Tony, ho mostrato sia il grafico di Unicredit che quello di Intesa San Paolo, quindi poi potete fare. Ma se, Giuseppe, io quando parlo ero tutto concentrato e non ho seguito, ma si è riuscito a vedere le quotazioni di un anno fa? Un anno Vai un forse, anno fa. vediamo, perché Ecco, allora. ti sto guardando adesso. Guarda che lì, comunque, i ragazzi lo sa, chi ci segue lo sa fare. Vedete che un anno fa, a questo periodo qui, giorno più, giorno meno, ci ho guardato l'aprile con attenzione. Non si Il capisce peso. molto l'investing classe Fai tempo. un anno fa. È 1,11, quindi per cui. Aspettate che io non lo utilizzo mai, quindi. Vabbè, comunque io adesso. Comunque questo puoi vederlo magari con altri grafici. Io ho preso quelli da Investing.com, ma sicuramente poi magari ce ne sono molto più interattivi e potete comunque, aiutandovi con la registrazione, capire meglio il ragionamento che è stato molto interessante. Tony, io se sei d'accordo, gli ultimi 3 minuti, vediamo se c'è qualche domanda. Allora, intanto Vito diceva su Eni lo stacco oggi. Sì, grazie, me ne sono accorto, vedi, me ne sono accorto, qualcuno, grazie a Vito, se ne è accorto perché mentre parlavo mi sono accorto che la differenza tra FIB tra il FIB primo regolamentato italiano e indice da 140 punti era scesa alla metà. Quindi, tra le righe l'ho fatto vedere, ho detto, oddio, almeno che non abbia staccato qualcosa oggi, perché evidentemente io lo ringrazio, il titolo ENI è staccato, quindi questa differenza per la prima parte della lezione è stata metabolizzata oggi. Grazie, grazie per questo che ha detto, grazie. Poi Roberto dice meglio 21.500, allora grazie sul discorso Sì, del. io ci metto contrariamente, oggi c'ho, perché io ci metto sempre la faccia, è chiaro che le sbaglio, perché poi io tra l'altro me le chiedono di tutti, continuamente, anche sulla mia bacheca, ogni tanto cerco di rispondere a tutti, però mi lancio su tutti gli strumenti. E questa è una mia battaglia che ho cominciato con T1000, questa l'abbiamo iniziata, ti ricordi Giuseppe, a metà giugno. E la voglio portare sulle banche italiane, ma diciamo che poi a luglio ho avuto parecchio ragione. Poi invece c'è stato un grande recupero dovuto anche all'enorme incremento che ha fatto di prezzo il BTP, lo spread, il fatto che si sia subito formato un governo senza Salvini. Insomma, ci sono state un sacco di coincidenze che giustamente mi hanno dato torto, ma è evidente che posso avere torto se succedono delle cose che non avevo programmato. Ecco perché io credo e combatto e mi offende chi dice che le cose che succedono, ve lo assicuro, chi mi ascolta di solito io tendo a dire chi sta ascoltando adesso ha un quid in più,
a un quid in più. Chi mi segue, e ne ho tanti che mi scrivono privatamente, che mi seguono, sono anche eventi gratuiti che metto a disposizione di 1000, ci metto anch'io molto impegno, ha un quid in più, perché è più faticoso seguire me, è più faticoso perché elaboro delle cose complesse, devi andarti a vedere i tassi di interesse, devi andarti a vedere le logiche delle banche centrali, devi andarti a vedere che l'anno scorso Banca Intesa quotava 2,45, questo allora per dissonanza, tutte delle cose un po' più faticose. Sarebbe molto più comodo sbrigarsela guardando delle linee, tracciando delle trend line e dire se buca 21,8 va giù e se invece tiene 22 va su. Ma io ho questa particolare qui che Giuseppe ha sposato in pieno e quindi vi regalo volentieri questa lezione di oggi che se, potrei sembrare immodesto, ma vi assicuro questa è una lezione che vale 20 di quelle ordinarie, non mie ma di altri, senza fare nomi. Tra l'altro ci prendiamo in pieno perché qui ha perso 200 punti il nostro FIB e io sono short. E questo non fa altro che appagare il mio ego di esibizionismo che è stato confermato fortunatamente anche dall'andamento dell'indice, di cui venerdì avevo fatto outing di aver sbagliato, ma oggi vado veramente fiero di questo, di Oggi questo mio. per la più il DAX io l'ho chiuso perché ho visto sul grafico H1 un potenziale arrivo, poi boh, non mi aspettavo un crollo così. Ma sai cos'è? Che sono collegati in maniera clandestina questo webinar altre migliaia di persone, quindi seguendo il ragionamento si sono messi a shortare come dei matti e hanno fatto il mercato. Ottimo, allora io leggo, chiudiamo con un commento di Marco. Allora, un po' lungo il ragionamento, però. Allora, ciao Tony, un ragionamento sublime, quindi si riferisce alla lezione di prima. Anche a me quando spiego matematica capita di sorridere pensando al fatto che ciò che dico è il prodotto di una sintesi e di un lavoro di anni. Non è immodestia, è solo un'informazione, l'indice non risente del depauperamento legato alla cedola o no? Eh no, 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 attenzione, di questo non ho dubbi, l'indice italiano è molto penalizzato, cosa che viene anche qui dagli analisti e dai commentatori, non viene tenuto mai conto, ma l'indice italiano, innanzitutto l'Italia è quella che offre dividendi del doppio più importanti degli altri. Cioè l'Italia, c'era una tabella ieri messa su Money It. Comunque lo sappiamo tutti, abbiamo Banca Intesa che dà il 10%, Unicredit il 6%, Poste Italiane il 6%, Eni il 6%, Enel vicino al 5%, altre banche che danno il 5%, insomma abbiamo dei signore cedole. Queste cedole vanno integralmente sottratte ogni anno dal nostro indice. E se andiamo a fare un 3,5%, che questa è la media sul FTSE MIB, sul valore di 22.000, sono circa 2, 4, 6, sono circa 800 punti che vanno bruciati. Per cui, e su questo sono veramente tecnico, se l'indice italiano parte l'1 gennaio a 22.000 e l'1 gennaio dell'anno dopo rimane a 22.000, la performance dell'Italia per tutti è lo zero. Ma nella realtà è un 3,5%, mentre i tedeschi invece hanno un valore che non tiene conto degli stacchi, per cui si chiama zero. Adesso le sapevo tutte, in questo momento non mi ricordo, c'è un modo di chiamare l'indice, total return, si chiama total return, è l'indice tedesco. Altri indici invece sono come gli italiani, staccano qualche cosa, come Standard & Poor's, come Nasdaq, come anche altri indici europei, però la cedola che staccano non è così generosa come l'Italia, che stacca, ve l'ho detto prima, degli 8, 9, 6% nel FTSE 40, ma stacca delle cose più regolari, per cui l'incidenza percentuale dello sgravamento dell'indice italiano è sicuramente inferiore, superiore a quella di altri indici. Comunque siamo a 11,8, tra un po' arriviamo a target in diretta qui. Tony, qui piovono le domande, però ragazzi, Fammene una, dai. come Tony non si risparmia,
Nonostante noi abbiamo uno slot di tempo di tre quarti d'ora, però vedete che Tony non si risparmia mai con le risposte. Tony, ce ne sono diverse. Allora, vediamo allora, 5 minuti, vediamo se riusciamo a chiudere. Allora, questo è il front running, dice Roberto. Allora, ma il calo dei tassi di interesse unito forse alla sempre maggiore concorrenza nel settore bancario, non credi possa pesare, scusate, maggiormente sui titoli bancari tradizionali? Grazie. Allora, Poi lui si vede, questa ragazza ha fatto una domanda correttissima, ma si vede che mi segue poco perché tra quello che scrivo e quello che dico in tutti i webinar, questo tema è il prevalente, quello di cui scrivo maggiormente. Evidentemente io, se vai a risentire anche venerdì il mio webinar o qualcuno, ho sempre detto che il più grosso danno che possa esistere per le banche italiane in particolare, ma per tutto il sistema bancario europeo, è il tasso di interesse zero. E quindi sono d'accordissimo con lui e rispondo ovvio che sì, perché il margine di intermediazione è così esiguo, se il tasso è zero, che le banche non solo non prestano i soldi, proprio non si impegnano a farlo, non si impegnano a farlo, non fanno strutture, non costruiscono, non assumono persone per prestare i soldi perché hanno un business di niente e quindi non crei sviluppo e occupazione, perché se non presti i soldi ai ragazzi che hanno delle idee intelligenti, e ovviamente uno Stato come l'Italia non può crescere. Vai avanti. Tony, ci sono delle domande che secondo me richiederebbero poi troppo tempo per le risposte. Facciamo così: tu hai degli eventi in programma questa settimana, così magari chi ha fatto le domande può, vabbè, ovviamente scriverti nella tua, raggiungerti su Facebook, e da lì poi potete, perché si chiedono anche analisi su Allora, EU. c'ho degli eventi. Oggi sono, no, ne ho un po' troppe. No, io non vado fuori, cioè, io purtroppo anche in maniera gratuita. Oggi ho le fonti e le trecce, borsa in diretta TV con Finanza Online alle 5 e mezza, e continuamente linko e posto tutto sulla mia bacheca e le dico tutte queste cose. Le dico tutte. Ok, quindi alle 15 sulle fonti, se volete, potete fare la domanda, diciamo. Esattamente, l'ho mandato in chattina sulle fonti alle 15:15, io rispondo. Così facciamo pubblicità anche agli altri, se lavoriamo tutti è un bene. Ok, allora grazie a tutti e vi auguro ovviamente una buona settimana di trading. Vi ricordo che venerdì non c'è l'appuntamento delle 16, ma ci vediamo lunedì prossimo, lunedì 15:30 alle 8:45 per questi webinar che spero che vi piacciono perché facciamo sia didattica e comunque cerchiamo anche di fare un po' di operatività. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.